senza fare troppo spoiler, mi siedo proprio dove vorrei stare. Sono passate quasi 3 settimane da quando ho iniziato a fare questo video. 2 giorni fa è uscita la prima parte del video. Scusate per il giorno di ritardo, perché in effetti avevo detto nel video precedente che sarei uscito ieri. Però poi mi sono accorto che di girato ce n'era tantissimo, di roba bella ce n'era tanta. Non vi volevo fare troppo spoiler di questa parete, quindi spero di non aver inquadrato troppo. Certo che se uno vuole poi se ne può andare avanti veloce, però mi piace un sacco fare questo tipo di video. Certo, è stato complicato perché girare, montare, cercare di non sbagliare, dal momento che io non sono un tipo multitasking, l'ho subita davvero tanto. Spero che il video vi piaccia, perché ne vorrei fare sempre di più. Buona visione. Anzi, mettiamoci gli occhiali per rendere le cose un po' più intellettuali. La radice quadrata di 400.000 è 25 galloni. E quindi buona visione. Forse questo lo riesco anche a mettere. Questo era un ombrello che avevo comprato. No, anzi, che un ombrello. È un cappello. Questo era un cappello. Ma che un cappello? Questa è una bachur. È una luce che. Una plafoniera. Come si dice? Come si chiama sta cosa? Ci sono i presi. Vabbè, io levo i quadri. Dai, su, smettila. Credo che tu mi debba pagare i diritti di autore. Queste sono altre cornici che nel frattempo con gli anni avevamo comprato. Io là ce ne ho altre 9-10. Wow. Dove l'hai messo? In camera di tuo padre. Dove io ho rubato questo grande maglione. Grazie Mimmi per il maglione. Guarda. Mi sta benissimo. Allora, quindi bisogna smontare. Ok. Direi che visto che questo è un letto che si può riutilizzare, non è il caso di buttarlo. Quindi adesso lo smontiamo per benino, lo mettiamo giù in garage e imballiamo pure tutti e 2 materassi. Da Caterina, devi entrare e uscire, entrare e uscire. Lo sa che stiamo a fare lavori, quindi se vuole divertire. Uno per uno? Sì. Quant'è che non si smonta sto letto? Pronto? Boh, non saprei. Sì. Ah, ok. Sì. 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 Boh. Boh, arrivederci. Signor Marco. Signor Marco. Oh, pasciolina, forte e fredda, pasciolina! Abbiamo finito di smontare il letto, poi vabbè verrà sistemato, imballato bene e portato giù in garage. Pasciolina! Vieni dalla tua mammina, vieni! Da, forte e fredda un attimo, andiamo alla telecamera, facciamoci vedere Caterina. Eccoci qui! Ciao! Come siamo carine noi, sì? Ma tu sei più bella, fatti vedere. Nice. Deborah ci ha lasciati da soli, come era prevedibile. Adesso dovremo portare il divano letto che sta in sala, qui nella cameretta. Ci passerà da quella porta, amore mio, ci passerà? Lo capiremo. Questa è la porta. Qui innanzitutto è diventato un campo di battaglia. Questo è il divano. Ma non ce la farò. Io spingo, Aspetta, vai. Amore, lo devi addrizzare. Aspetta che qua non ci passa. Piano, ci sono i quadri. Tenta. No, amore. Lo devi spingere da sotto. Pronto? Sì. Bravo. Un euro. Qual è mio? Mio. Trovato io, mio. Adesso dobbiamo montare cosi. Allora, questo tecnicamente dovrebbe andare qui, un po' più in alto. Bene, io direi di proseguire a montare, a smontare. Poi si buca il muro e si schiaffa tutto sul muro. Allora, se riuscissi a trovare sarebbe eccellente. Porca fermi tutti. Io questo lo posso sistemare. Bene, questo poi va così, questo poi va così. Ok. E mettiamo il cappuccio. Bisogna sempre mettere il cappuccio, sempre. Cappuccio importante, cappuccio di Stormella.
Ma porca! Certo che se lo metti al contrario, bene. Adesso si incastrano gli incastri. Ma perché questi non si aprono facili come gli altri? Ok, ok. Questi sono i due cassettoni. Questo è quello più piccolino. Questo invece è quello più grande. E questi invece sono quegli altri due. Quello è un bastone per tenda. E insieme un rotolo di carta che probabilmente scenderà da lassù fino a giù. Così uno ci può disegnare, ci può fare quello che vuole. E gli amici mi possono disegnare tanti piccoli cassettoni. Buongiorno. Anzi, va? Secondo giorno di mattina prestissimo. Questi tre pensili dovrebbero, anzi questi due pensili dovrebbero andare attaccati lì, in quella parte di parete. Poi questi altri due, quelli bianchi, vanno lì, in quella parete lì. Diciamo che questa è l'idea di fondo. L'unica cosa è che ho circa 1 ora e 40 di tempo. Speriamo di farcela, perché poi andrò a fare un altro video da un'altra parte. Ce la farò? A cercare di metterli anche in bolla, livellati bene, senza sbagliare. Il problema più grande è che in questa stanza ci sono un sacco di oggetti, quindi ho pensato, come spesso faccio con i buchi, di farmi aiutare dalla mia assistente di fiducia all'occorrenza, che poi è anche la mia ragazza all'occorrenza, che poi è anche la mia compagna all'occorrenza. E quindi mentre io bucherò il muro, dopo aver fatto i calcoli di trigonometria base per altezza diviso 2, lei starà aspirando la polvere che cade dal trapano, così che non se ne va dappertutto, la stanza non diventa una nube tossica che ci trasformerà in zombie, e tutti i miei amati fumetti, libri, oggetti variopinti e non potranno rimanere intatti. Proviamo, andiamo a prendere il trapano. 10 buchi, un trapano super economico, 10 buchi. Chi è che scrive a quest'ora? Ah, quindi si rimanda tutto. Ok, bene, abbiamo più tempo. Avete visto quando dicevo che dovevo andarmene? Bene, ho tutto il giorno.